volta Fabio Aru, mi sa che questa volta potrebbe anche andare via. È partito Fabio Aru, è partito Fabio Aru, andare addosso a Navarro e riparte, rilancia la bicicletta. Fabio Aru attacca, attacca Fabio Aru, grande Fabio Aru all'ultimo chilometro. Ale, 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 ale Fabio Aru, ale Fabio Aru. E parte il salto di Villa Cidro, due attacchi uno dopo l'altro con rapporto lungo, non con rapporto con rapportina alla frullata. Fabio Aru parte di grande potenza all'ultimo chilometro, secondo scatto, aveva guardato in faccia i suoi che si chiamano Contador, Uran, i più forti al mondo, Valverde. Parte questo ragazzo di Villa Cidro, questo sardo che ci ha entusiasmato al Giro d'Italia. Fabio Aru si sta involando letteralmente verso il traguardo. Riccardo, che Fabio Aru? È partito Fabio Aru alla grande, ora deve prendere fiato e poi fare il rilancio, gli ultimi 400 metri, e poi potrebbe anche vincere questa tappa, importantissimo per il morale. Ale Fabio, ale Fabio, ale Fabio! Sempre più vicino Fabio Aru, sempre più vicino, ormai centinaia di metri, c'è un punto al 4%, ma lui è partito nel punto duro, siamo quasi al 9%, Fabio Aru sempre più vicino, una splendida impresa, 8 secondi di vantaggio per il giovane sardo del team Astana, non garantiscono nulla, garantisce quello che vediamo, Fabio Aru che spinge ancora bello pieno sui pedali. Riccardo, sono tutti lì ma nessuno per il momento ha la forza di scattare, non ancora quantomeno. Ora in questo momento mi sembra che ci sia... Mi sembra che ci fosse Daniel Moreno che ha fatto l'ultima azione, ma Fabio Aru a questo punto siamo negli ultimi 500 450 metri per Fabio Aru, 450 metri di sfondo a sinistra. Sarebbe importantissima la vittoria per Fabio Aru, per il morale, per aver fatto un'azione alla grandissima su una salita, e di salite ce ne sono ancora tante in questa vuelta. Ed è Froome che prova a ricucire, Froome incredibile. Oggi Froome ci ha dato una dimostrazione fantastica. Ma eccolo qui, signor Fabio Aru, ultimi metri, il corridore, 24 anni, sardo, nato di Villa Cidro, un corridore entusiasmante con la vittoria al Giro d'Italia, terzo al Giro d'Italia con una grande vittoria d'etappa. Fabio Aru si sta involando per la seconda vittoria italiana alla Vuelta a Spagna, ma soprattutto ci dà dimostrazione di essere un uomo con degli attributi d'acciaio, un uomo che sfida i più forti del mondo, spagnoli in Spagna. Ed eccolo qui in terra di Navarra, terra di grandi uomini, terra di cavalieri, c'è un cavaliere, il cavaliere dei quattro mori, eccolo qui, 100 metri signori, Fabio Aru a 3 ore e 40 di corsa, lì a tutti dietro c'è Contador che prova a rientrare, ci sono ancora 80 metri per Fabio Aru, spingi Fabio, anche per Lomono, non ti prendono signori, più, Fabietto, Fabio Aru! Grande Fabio, guarda, vediamo i distacchi a 3-5 secondi.